Vedete queste meravigliose staffe Seyfrieding, vedete questo brand, la bagnaia, questo è il primo premio del premio Seyfrieding e noi abbiamo non solo il primo classificato ma anche la quarta classificata, una famiglia, Roberto Cristoforetti e Elena Lundbeck. Ciao e complimenti per le ottime prestazioni. Grazie mille. Io direi da iniziare con Elena Lundbeck. Well, congratulations, fourth place in Seyfrieding Prize with an enormous, huge success of your horse. Congratulations. Thank you very much. So, it's okay. It's on the camera. Okay. I know you do like this show, the showground, but also all the show. And I mean also the nightlife show. Yeah, I have to say, it was very nice atmosphere here. They've been, you can feel very welcomed. You can really feel it. And yesterday was fantastic. And yeah, I like it when everybody lets loose and having a nice time together. Beh, se qualcuno non capisce perfettamente il suo anglo svedese, vi dico subito che si diverte moltissimo, non solo in campo, ma anche la sera. I saw you dancing last night and you do very well. Riding, dancing, dancing, riding. Don't mix it, but it's okay. You can do dressage. Dancing, riding, dancing, riding. Oh yeah, who knows? Maybe maybe it happens. No way. Okay. Abbiamo sentito dunque la prima metà della mela. Yattebro, very good job, molto bene. Ma sentiamo adesso questo successo. Tecnicamente so che sei sempre molto serio, quindi ritorniamo serissimi. Vabbè. Perché vediamo i tuoi premi, tu te li sei conquistati e meritati, ma non è stato un barrage facile, è successo di tutto. Sì. Chi era al comando addirittura è caduto dopo il traguardo, è veramente stato un barrage molto particolare, con delle girate che andavano azzeccate. Tu sei andato dritto subito, velocemente, dopo la prima combinazione. Ci vuoi dire un po' qual è stato il segreto di questa vittoria? Allora, la mia cavalla è molto veloce di suo e bastava, ecco, cercare di stare senza turbarla più di tanto, e lei normalmente è veloce e lascia sulle barriere se non si arrabbia, diciamo, con me. Quindi ho cercato di fare questo, ecco, diciamo. Poi so che lei è veloce, quindi... Vabbè, ti chiedo come tutti se ti stai divertendo in questo concorso. Sai che qua c'è un spessore tecnico importante in campo, ma anche tanta voglia di divertirsi. Sara Rifeser è sempre stata un motore illuminante di questo concorso. Ho già fatto i miei complimenti il primo giorno a Sara, perché questo posto comunque, cioè, venire qua è proprio una boccata d'aria fresca, perché finalmente c'è, cioè, un concorso vecchio stile dove veramente sei qua per lo sport e veramente, cioè, ti senti veramente a casa. Quando vieni qua e il posto è incredibile, sono tutti a tua disposizione, tutti gentilissimi. E noi siamo venuti dalla Svezia alla fine per questa gara qua e un'altra, però soprattutto per questa, e perché appunto la bagnaia è la bagnaia, nel senso... Bene, in conclusione facciamo come sempre, come pomeriggio 5. Questo era il premio Seyfrieding. Guarda chi c'è a farti i complimenti! Guarda chi c'è! Iba Reals! No, finiamo così. Beh, devo dire che meglio di così non poteva andare. Premio Seyfrieding per i nostri testimoni, sono stati i primissimi a credere nelle staffe Seyfrieding, quindi però è un piacere e un'onore, anzi non ci sono tanti suggerimenti tecnici, perché oggi abbiamo queste staffe che credo, oltre a donare la sicurezza, il conforto, il piacere, e credo che tutto torni e sia importante oggi provare ciò che è la sicurezza per tutto questo sport che è bellissimo e dove non ci si deve mai fare male. Mamma grazie. Mia, che politico. Grazie Tiziano, grazie a Seyfrieding, Roberto Cristoforetti, Elena Lundbeck. Viva!